Fammi vedere che scarpe indossi e io ti dirò chi sei. Beh, se indossi queste, di sicuro non sei un amante degli animali. Perché di sicuro questi pesci, dopo solo 100 metri di camminata, avranno un bel mal di testa. Salve carissimi, io sono Nick Radogna e benvenuti in questo nuovissimo video. Nel video di oggi andremo a vedere delle scarpe buffe, bizzarre, pazze e divertenti, perché no? Quindi già potete immaginare le diavolerie che vedremo. E prima di iniziare vi invito a mettere un bel like al video e ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Buona visione! Fidatevi che le immagini che vedremo sono davvero bizzarrissime. Infatti iniziamo col botto, perché abbiamo un paio di scarpe formato da cucchiai e forchette. Che novità! Pensa che al mio paese queste cose servono per mangiare. Ma in Cina pungono? Perché? Perché usano le bacchette. Nick, stai calmo per favore, stai calmo. Ehi ciao, ma dove hai messo le scarpe? Ti piacciono, eh? Le ho posate lì. Questa immagine l'ho voluta mettere apposta perché sono un paio di ciabatte. Non le ciabatte per attaccare la spina, ma quelle che si mangiano col prosciutto cotto o la mortadella. È mortadella? Questa battuta è più vecchia della regina Elisabetta, quindi stai zitto. Quando si invecchia, le prime rughe che vengono sono quelle che abbiamo agli occhi e si chiamano le zampe di gallina. Beh, in questo caso, se vuoi invecchiare subito, le zampe di gallina te le metti ai piedi. Penso che chi indossa queste scarpe vorrebbe fare l'uovo, ma in realtà ha fatto una cacata. A proposito di animali, dopo aver visto le scarpe gallina, abbiamo anche le scarpe vermi. Ma che schifo è? Sicuramente è un tipo di scarpe che è adatto alle persone che non amano lavarsi, perché tu tanto hai i piedi che ti puzzano, metti le scarpe lì e confondi un po' gli odori. Odori, le puzze. E sinceramente, credetemi, spero che quei vermi siano fake e duri, perché qualora fossero veri, immaginate il rumore del piede quando viene appoggiato lì sopra. Mamma mia che schifo, mi viene da vomitare. Forse è il verme solitario. Solitario? Tieni, ho l'asso nella manica. Non mi sono ancora ripreso dall'immagine precedente, ma sto da mezz'ora a fissare questa immagine perché ancora devo capire come funziona. E finora ho capito che questa persona sta proprio in piedi, in punta di piedi, e cammina così. Io sinceramente al suo posto non avrei avuto equilibrio nel camminare con quelle scarpe. E direi che è anche facile farla cadere, basta mettere un bastone lì in mezzo. Quindi quando cadrà, al posto di dire "mi hanno messo il bastone fra le ruote", dirà "mi hanno messo il bastone fra le scarpe". Wow. E sono ottime anche quando si allaga a casa, così almeno non si bagna le caviglie. Non avete Spotify? Non avete internet? Non avete i dischi? Quindi non sapete come ascoltare la musica? Beh, potete comprarvi queste scarpe. E sono delle scarpe che hanno anche uno stereo incorporato. Personalmente sconsiglio l'utilizzo di queste scarpe in presenza di pioggia, perché sennò farebbe cortocircuito e faresti la fine di Ash con colpito da Pikachu. No ragazzi, abbiamo dimenticato la cosa più importante per la nostra festa: la cassa per sentire la musica. Ci penso io. Immaginate di essere fuori casa, morite dalla fame, però non avete soldi per cibarvi. Quindi, cosa fate? Se mangiate le vostre scarpe fate un po' schifo. Però se le scarpe sono queste, ancora, ci sta, dai. Perché sono delle scarpe con gli spaghetti sopra. E se vediamo con attenzione in corrispondenza del tacco, c'è anche una polpetta. Spero solamente che non siate maniaci dell'igiene, perché sennò vi farebbe schifo e col cactus che vi mangereste questo. Quando ero piccolo e perdevo i denti da latte, mi chiedevo sempre: ma la fatina dei denti che cosa fa con i denti che si va a prendere? E poi ci paga pure. Beh, forse una soluzione a questa domanda potrebbe essere questa scarpa, con la suola fatta interamente da denti. Mamma mia, e che cos'è? A parte che quando cammini sicuramente senti dei rumori abbastanza sostanziosi, tipo così. Quindi camminare con queste scarpe non sarebbe il massimo per i ladri, dato che si farebbero sgamare subito così. Ma sicuramente sono adatte per i trapper. Infatti avanti hanno anche i denti d'oro. E ovviamente, attenzione, sta arrivando la battuta scontata: al posto di lavare queste scarpe con la spazzola, usi lo spazzolino. Raccomandato da 9 dentisti su 10. È il decimo che non approva chi è? Uno che indossa la dentiera sicuramente. Queste sicuramente sono scarpe artistiche. Non le ha fatte un calzolaio, ma un fabbro probabilmente.
probabilmente, perché sono fatte di ferro filato. Vabbè, ma uno che pensa quanto me, sicuro la schiaccia. Quindi quella scarpa diventa una frittata di ferro. Di ferro, di Ligabue, di Vasco Rossi, insomma, poi si vedrà. Dopo aver visto l'immagine con i pesciolini rossi all'interno della scarpa, abbiamo anche una scarpa con all'interno una tarantola. E attenzione, ci avete fatto caso che anche il cibo, ovvero un insetto e una mosca? Beh, almeno non muore di fame. Però per favore non le indossate, perché il ragno non morirà di fame, io morirò dallo spavento. Certe volte mi meraviglio delle scarpe che inventano, in realtà mi meraviglio sempre, perché qui abbiamo delle scarpe con gli ombrelli incorporati. Ma a che serve? A sto punto, quando esci di casa, hai l'ombrello vero. Io le indosserei solo per fare i like su Instagram, dato che è una cosa abbastanza stramba. Perché avere due tacchi quando ne puoi avere quattro? Guardate che cavolo di scarpe stiamo vedendo. Anche se in fin dei conti in questo video stiamo vedendo anche di peggio, come queste scarpe formate dallo scatolo delle scarpe. Quindi queste scarpe stavano in una scatola che stava in un'altra scatola. Insomma, è una matriosca. Salve, benvenuto a Foot Locker. Ha bisogno di un nuovo paio di scarpe? No, sinceramente mi bastano due cartoni. Grazie. Perché comprare un paio di scarpe quando puoi comprare una cover dei piedi a forma di altri piedi? Sì, ok, è bellissimo, però guardate che schifo. Hanno i peli, sono gialli, sono bruttissimi e sicuramente puzzano anche. Quasi quasi me li compro. Arriviamo a 45.000 like, li compro e ci vado pure in giro con quelli. Mentre nell'immagine successiva abbiamo un paio di scarpe a forma di pezzo di torta. Beh, casomai le indossaste e una persona vi dicesse: wow, sei proprio dolce oggi, sapete il motivo. Anche se effettivamente un pezzo di torta si schiaccia, si decompone, ti fa scivolare per terra. Quindi che senso ha? Sicuramente è fake. Anche per voi? Mettete like. Vi giuro, faccio fatica a descrivere queste scarpe perché tutte non hanno senso. E mi viene da dire sempre la stessa cosa, perché qui abbiamo una scarpa con la parte frontale inesistente. Queste secondo me sono delle classiche scarpe che utilizzerebbero i cattivi dei film o i Power Ranger. Perché utilizzare questa scarpa nella vita reale danneggerebbe il tuo piede come non mai. Soprattutto se pestassi una cacca. Mamma mia, che schifo. No, 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 mi sento male. Mi sento male. Veramente mi sento male. Se nell'immagine che abbiamo appena visto non c'è la parte frontale, qui non c'è neanche la parte posteriore. Abbiamo solo un chiodo che va in corrispondenza del tallone. Immaginate un salto con queste scarpe. Hop! Perché spendere dei soldi per dei pantaloni e per delle scarpe quando puoi comprare entrambe le cose in uno? Guardate qui, abbiamo un paio di Converse talmente alte, talmente alte, talmente alte che arrivano al cinto. Per non parlare del colore, il rosa fashion. Dai, sono ridicoli. Se non avete soldi né per i pantaloni né per le scarpe, beh, le scarpe potete crearvele voi. Infatti basta solo un nastro adesivo, il nastro isolante, e potete creare questa opera schifosa. E probabilmente la persona che li sta indossando è anche un uomo. Non vedete i peli? Non vedete la pedicure? Però i peli non saranno più un problema, dato che quando se li toglierà l'effetto sarà uguale a quello dello scotch. Quindi una volta strappato, i peli non ci saranno più. Aspettate, sto vedendo bene. Cioè, aspetta. Ok, forse così l'immagine ha un senso. Praticamente il tacco della scarpa non è situato nel posto classico, ma lì. Ma come fai a camminare? Ma infatti non cammina, saltella. Ah, ecco, adesso è fattibile come cosa. Siete amanti del nuoto in mare, ma comunque non volete perdere un minimo di eleganza? Beh, potete mettere le pinne con i tacchi, che sicuramente si infilzeranno nella sabbia e farete fatica a camminare. E così ti piace nuotare? E che stile fai? Libero? Rana? No, stile fashion. Guarda che io c'ho le pinne coi tacchi, voglio. Ma è normale questo? Per gli amanti dei Pokémon invece abbiamo questi sandali abbastanza alti con all'interno Pikachu e un Game Boy. Così quando camminate e vi trovate in una situazione di estrema noia, prendete il Game Boy e giocate. E non occuperete nemmeno tanto spazio, dato che il Game Boy si infila perfettamente nella suola della scarpa. Questa è la scarpa migliore a mio parere. Secondo voi? Ciao Nick, mi fai giocare al Game Boy? Certo, tieni! Questa persona probabilmente non aveva i soldi per comprarsi le scarpe, però ha partecipato a numerose feste, così al momento dello stappo dello spumante lui si è fregato i tappi e ha creato questo. Devo dire una cosa abbastanza originale. E la scena io me la sono immaginata così. 3, 2, 1, 3, 2, 1,
auguri, auguri, grazie, grazie, auguri. Sì, però datemi il tappo dello spumante che mi serve per farmi l'infradito quest'estate. Grazie. Bene ragazzi, il video di oggi termina qui. Fatemi sapere se amate, se indossereste queste bellissime scarpe che abbiamo visto oggi. E adesso passiamo a salutare le ultime 5 notifiche che mi sono arrivate sul mio profilo Instagram. Saluto Nilo il Guerriero, Marco Nigro Pro, Paolo Antimir, Anita Sassara e Cristager. Se anche tu vuoi essere salutato in un prossimo video, seguimi su Instagram, iscriviti al canale attivando la campanellina. E noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao ragazzi!